qui esiste la cosiddetta socialità, che ci raggruppa e ci permette di variare un poco la monotonia delle nostre giornate e non ci fa pensare a tante cose. Anche un semplice caffè. Iniziai a pescare a 7 anni e ricordo che mia madre mi mangiò una canna da pesca che costava 35.000 lire, di colore rosso con il mulinello nero. Ero felicissimo nel mostrarle ai miei amici. Stavo dalla mattina alla sera in spiaggia, scendevo da casa e una volta arrivato al mare iniziavo ad alzare gli scogli. E con le mie pane e cipuri cacciano dei pedo dottori. Il nonno mi diceva sempre che pane e cipuri cacciano dei pedo dottori. Con pane e cipolla non vai mai dal dottore. Ricordo infatti che mio nonno ogni giorno mangiava la cipolla di Tropea cruda, il pane fatto in casa e beveva un bicchiere di vino. È morto a 97 anni. Quando ero malato la mamma non mi comprava le medicine, mi preparava dei piatti speciali e mi spalmava sul torace una miscela di olio, aglio e prezzemolo. Anche adesso quando sto male mi cucinano le stelle. A volte mi capita di risentire il profumo del mare perché sempre grazie alla mia splendida mamma mi manda i pacchi, diciamo, con il pesce. Quando lo mangio, diciamo, risento tutti questi odori, queste sensazioni. Spero un giorno di poter tornare a casa e fare qualche piatto speciale a mia moglie e ai miei bambini che mi stanno aspettando.